trovati, buonasera a tutti. Per me è un onore poter ospitare questo incontro, poterlo introdurre e avere a mio fianco due grandissimi ospiti. Alla mia sinistra, a proposito di onore, abbiamo un onorevole ministro della Repubblica Italiana, l'onorevole Rocco Buttiglione, che non ha effettivamente bisogno di presentazioni per un lato della sua attività pubblica, ma forse non tutti sanno che è filosofo di formazione, allievo di Augusto del Noce, allievo di Luigi Giussani, allievo di Bottiglia, ordinario dell'Università Italiana e dell'Internazionale Academy for Philosophy, membro del Dietrich von Hildebrand Legacy Project, di cui discuteremo quest'oggi, discuteremo di Dietrich von Hildebrand, anche del Hildebrand Project, ma Hildebrand Project è una fondazione americana che si occupa di diffondere e detiene i diritti sull'opera di Dietrich von Hildebrand, membro della Pontificia Accademia per le Scienze Sociali, della Pontificia Accademia di San Tommaso, autore di numerosi libri, ne cito alcuni fra gli ultimi: uno, O Europa, Anno e Anfang, Europa un nuovo inizio, un altro in italiano, Risposta amichevole ai critici di Amores Letizia, un altro in spagnolo, che però cito in italiano per non fare errori, Il cammino verso una teologia del popolo e della cultura con l'intervenzione di Papa Francesco, sposato con Maria Pia, padre di 4 figli e nonno di 12 nipoti. Alla mia destra invece Elisa Crippi, che è molti anni che collabora con la Fondazione Centro Studi Campostrini in diversi ruoli, qui oggi è ospite in quanto membro appunto associato dell'Hildebrand Project e in quanto traduttrice italiana, una delle traduttrici italiane di Dietrich von Hildebrand. In particolare, ultimamente ha tradotto la biografia di Dietrich von Hildebrand, scritta dalla moglie di Hildebrand, Alice von Hildebrand, che si intitola L'anima di un minore. Ed è il libro che oggi presentiamo, diciamo, è lo spunto che ci ha fatto organizzare questo incontro. Elisa è anche il direttore esecutivo dell'European Society for Moral Philosophy. E noi abbiamo pensato di dedicare questo incontro appunto all'eredità di Dietrich von Hildebrand, quindi un po' Hildebrand Legacy, focalizzandoci sulla biografia e in particolare sulla vita di Hildebrand dal punto di vista delle sue aspirazioni e relazioni nel contesto politico della sua epoca, perché pensiamo, siamo sicuri che abbia ancora qualcosa da dire di Hildebrand oggi, se collocato all'interno, proprio se collocato all'interno delle tensioni e delle vicissitudini che stava vivendo l'Europa al suo tempo. Io lascio subito la parola a Elisa Crippi per un'introduzione anche sull'autore, che in Italia non è molto conosciuto, seppur stia vivendo una sorta di renaissance, perché stanno uscendo numerosi libri. Alcuni di questi libri li abbiamo pubblicati noi come fondazione, come casa editrice del Centro Studi Edizione Campostrini, e li trovate al banchetto qui sotto. Uno è Il cuore, con un'analisi della fertilità umana e divina, e un altro curato proprio da Elisa Crippi sull'umiltà. In più, al banchetto di sotto trovate anche altri volumi di Dietrich von Hildebrand, questo L'anima di un leone e La deformizzazione della verità, che è sempre a cura di Elisa Crippi, a cui lascio la parola. Grazie molte. Grazie professor Bondi per la generosa presentazione. Io devo ringraziare di cuore la Fondazione Campostrini per l'invito rivoltomi a essere con voi questa sera e per l'attenzione che dedica a questo autore, che a Roma adesso attraverso una breve presentazione, qualche slide, di introdurvi. È un autore dalla vita veramente esemplare. Tengo a ringraziare il dottor Massimo Schiavi per tutta l'organizzazione e sono onorata di essere qua con il professor Buttiglione, anche lì è studioso, è un po' memore di proprio questo autore, filosofo e teologo, sebbene lui non amasse presentarsi come un teologo. Possiamo iniziare dalla prima slide. Okay.
scoperta degli scritti di questo filosofo del Novecento, appunto Dietrich von Hildebrand, qua molti scritti di cui sono ancora inediti, questa sera avrò modo di proporvi una riflessione proprio a partire da questi due testi che vedete. Il primo, che abbiamo menzionato, L'anima di un leone, che è stato scritto dalla moglie Alice von Hildebrand, la lettera più lunga mai scritta, proprio perché voleva lasciare memoria di tutta la sua vita, prima di venire meno alla moglie Alice. È scritto in inglese, c'è l'edizione originale vede una prefazione della Nora Cardinale Ratzinger. E il secondo testo, che vede una prefazione dell'edizione italiana di Marcello Pera, però appunto dal titolo La determinazione della verità, che è una forte critica che lui scrisse soprattutto rispetto a quel relativismo dilagante che era proprio radicato nelle ideologie, in particolar modo nel totalitarismo. Mi pare significativo per l'appunto proprio iniziare da una citazione tratta dalla Determinazione della verità, in cui si legge: il significato delle parole è stato sostituito con l'effetto emotivo che esse creano nella mente del pubblico. Il saggio è del 1943 e qui Hildebrand proprio critica quella che è l'ideologia totalitarista. Avendo in mente questa ideologia, fa riferimento al fatto insolito per cui non vi è nessuno sforzo nello spiegare come un giudizio su un sistema di ideologia venga sostituito con un giudizio opposto. E questo, egli affermava, per l'appunto, rivela una totale indifferenza per quella che è la questione della verità, una cinica determinazione della verità. Prima di addentrarci brevemente in questo saggio, faccio qua riferimento a qualche nota biografica, andrò molto veloce, poi se avremo modo nel dibattito finale, magari se ci sono anche delle richieste, le approfondiamo poi alla fine. Allora, ho detto di Hildebrand essere stato un uomo coraggioso, è nato nel 1889, morto nel 1977, portò avanti una battaglia gigantesca contro Hitler, tanto da rischiare la sua vita. Il suo nome era tra i primi della lista nera nazista e grazie all'appoggio di Dollfuss riuscì a fondare a Vienna il settimanale Der Christliche Ständestaat, cui poi fa menzione il professor Buttiglione nello specifico. Il giornale resse diversi anni e diede filo da torcere a Hitler. Hildebrand venne quindi denunciato da von Papen e costretto alla fuga assieme a sua moglie allora Gretchen e a suo figlio Franzi. Attraversò l'Europa senza scoraggiarsi mai, tant'è che il suo motto divenne Deus provident, Dio provvederà. E se avete modo poi di sfogliare più con cura questo libro, che è straordinario, quasi un thriller, ci descrive proprio tutta la vita e tutta la sua fuga attraversando l'Europa verso la salvezza degli Stati Uniti, verso quindi oltreoceano, e ci sono descritti numerosi episodi in cui la sua vita sembrava persa, ma accade che incontra per caso un vecchio allievo, insomma è pieno di eventi inaspettati che poi lo portano poi a salvarsi. Sembra quasi la sceneggiatura di un film, è veramente sotto certi punti di vista è proprio, dà molta suspense anche la lettura. Quindi dicevo, rischia la vita più volte, si salva, va negli Stati Uniti, dove riceve una cattedra presso la Fordham University. Qui io ho messo alcune slide dove possiamo vedere un più nello specifico appunto tratti della sua vita, i punti salienti. Quindi nasce a Firenze, in italiano, nasce in una casa piena di musica, di letteratura, di arte. Suo padre è un importantissimo scultore tedesco, qua vedete appunto raffigurata questa fontana a Monaco. E diventa poi allievo di Husserl, quindi abbandona l'Italia e si reca in Germania per studiare con Husserl, il quale della sua dissertazione la troviamo. Possiamo dire che il genere di Adolf von Hildebrand, il padre, è stato ereditato da suo figlio, l'autore, come genio filosofico. Quindi il padre, questo genio nell'ambito della scultura, dell'arte, e il figlio, un genio filosofico. Sarà costretto, e qui vedete alcune foto della casa, che ancora è visitabile proprio a Firenze, la sua casa natia, residenza San Francesco a Firenze, e nei primi anni della sua vita quindi si reca a studiare presso l'Università di Monaco
E qua è importante menzionare questo fatto, cioè che è allievo di Husserl, ma a un certo punto si distacca completamente dalla filosofia di Husserl per seguire con Adolf Reinhardt quella che sarà la corrente che lui stesso poi fonderà della fenomenologia realista. C'è un bellissimo testo che si chiama Che cos'è la filosofia, uno dei questi testi che più mi ha affascinato sinora di quanto lui della sua produzione, dove proprio teorizza che cosa significa la fenomenologia realista e perché ha una valenza. Ed è molto interessante vedendo anche prospettive abbastanza variopinte a livello culturale che si rintracciano oggi nella nostra Europa. Lui, da filosofo, è interessato proprio a una verità, innanzitutto, che lo stesso pensiero ha, un pensiero che è necessario, autentico, è vero, e proprio nella fenomenologia realista rintraccia la pista epistemologica per arrivare a una fondazione poi del sapere della filosofia. Sarà allievo di, più che allievo a questo strettissimo di Marcella, il quale lo introdurrà, seppur aveva una vita rispetto a quella di Lieberman, molto insomma, piena di avventure, di varie peripezie, insomma un carattere molto effervescente, però sarà proprio lui a introdurlo nella bellezza della fede cattolica e a portarlo alla conversione. Lieberman poi convertirà, come vedete, sua moglie Gretchen, il piccolo figlio Franz, e porterà la sua conversione, originerà una serie di conversioni successive. Faceva parte di una famiglia molto numerosa, molte delle sue sorelle poi seguiranno il suo esempio, proprio affascinate dalla verità di quello che lui aveva scoperto. C'è sempre in questo testo, l'Anima di Lione, un episodio molto interessante di questa discussione che ebbe, che già allora Cardinal Ratzinger prende nella prefazione con la sua sorellina. La sua sorellina disse, ma studia, io la penso in un modo, tu in un altro, non dobbiamo arrabbiarci, no? Ognuno la pensa come vuole. E disse, no, non sono d'accordo su questo. Se io penso così è perché credo che sia vero quello che sto dicendo. Quindi questo rifiuto del relativismo era qualcosa di proprio radicato nella sua persona, ma rispetto a ciò che lui riteneva essere autentico. Qua c'è una pagina sulla sua tesi di dottorato, un po' oltre. Avviene che a un certo punto, sostanzialmente, ecco qui la conversione avviene proprio il Sabato Santo del 1914, e inizia questa fase importante della sua formazione, dedicata allo studio del patrimonio della Chiesa Cattolica, dei padri, dei dottori della Chiesa, l'abitudine appunto di organizzare una serie di circoli cattolici anche prende piede. Lui, dopo essere stato in Germania, tornerà minacciato, appunto dai nazisti, sarà costretto a rientrare in Italia e qua poi arriverà a prendere la decisione di trasferirsi a Vienna, dove con l'appoggio di Dollfuss fonderà per l'appunto questo giornale, che sarà la sua lo strumento per combattere proprio il nazismo. Scorro un po' veloce di modo da in caso ritorniamo. Qui è un messaggio ostioso che questa redazione del giornale ricevette, perché ovviamente essendo nel mirino dei nazisti, anche il giornale insomma, fu una vera e propria impresa anche tenere duro, sopravvivere e continuare queste battaglie. C'è da menzionare anche questa cosa, che durante il periodo del nazionalsocialismo in realtà molte persone anche autorevoli della Chiesa non subito si erano rese conto di quello che poi sarà la linea nazista, di quello che porterà questo. E quindi lui si trova proprio a insomma, discutere con, ad esempio, il suo vescovo Gundar per la posizione che la Chiesa Cattolica aveva preso, non aveva preso di fatto questo periodo esplicitamente poi contro il nazismo, però vedeva che era sempre più dilagante una sorta di ambiguità, quindi non un no netto rispetto a quella che era l'ideologia. E dato che la sua conversione era fresca, era giovane, era stata già in età, insomma, era già così adulto, è chiaro che questo lo portava a riflettere, quindi era
stata proprio una sua decisione e lo porta a riflettere rispetto alla situazione che la Chiesa vedeva vivere sia in Austria e sia poi anche in Francia quando si trova a scappare. Questo è interessante, ho voluto riportarlo, è questa lettera Top Secret in cui proprio l'ambasciatore Franz von Papen, cattolico, denuncia al Führer che qualcosa si sta muovendo in università. Quindi paradossalmente fu proprio questo ambasciatore a denunciare l'operato di Hildebrand e a portare a far sì che fu proprio tra i primi nomi della lista dei nazisti. La nomina di Hitler al cancelliere tedesco avviene nel 1933, il 30 gennaio, ruolo cruciale nella decisione di Hitler appunto di lasciare la Germania. E qui lo vedete proprio raffigurato, Hitler assieme a von Papen in questo dialogo, in cui decidono di assassinare Hitler appunto. Ci sono varie documentazioni, è definito come il famoso nemico del nazismo. E qui, ecco, questo è interessante, queste parti le trovate in un altro testo, su quale sto lavorando qui all'edizione italiana, che si chiama My Battle Against Hitler. La mia battaglia contro Hitler, però appunto sono una serie di raccolti di testi che lui ha scritto, le sue conferenze più altri dati biografici. E qua trovate, curioso, questo aneddoto per cui girava questo questionario all'Università di Monaco sulla razza ariana. La nonna paterna di Hildebrand era ebrea e la piccola era stata battezzata nella chiesa protestante. Sotto le leggi razziali di Germania, pertanto, Hildebrand era considerato non ebreo, eppure in questo questionario che girava appunto nelle aule, lui la professore lo riconsegnò rispondendo alla domanda se è di scienza ariana. No, perché? Perché trovava talmente disgustoso e raffigurante il questionario di sé, queste ideologie deviante, che lui stesso, pur essendo, pur non avendo problemi, in realtà si rifiutò di partecipare al senso di questo operato. Qui il riferimento al concordato andrei avanti, sempre su von Papen, e fino ad arrivare, ecco, questa è la casa, decide di lasciare Monaco e di andare a abitare, quindi abbandonare questa, la casa di Maria Teresa Strasse, dove Gretchen, questa la sua prima moglie, e insieme a lui, poi avranno questo figlio, si chiama Franzi, vivevano, e qui erano nati una serie di circoli intellettuali, cioè lui ospitava a casa una serie di seminari di modo molto familiare, e in questo che trovate anche nel volume, che aveva incontrato tantissime personalità realmente cattoliche, c'è tutta una produzione di materiali che è conservata proprio negli archivi, abbiamo lettere che ricevette ad esempio la madre Teresa, incontrò padre Pio, insomma fece moltissimi incontri con anche tutti i filosofi intellettuali. Una cosa che avevo menzionato, qua c'è un altro volumetto in arrivo, in traduzione italiana, dal titolo Mozart, Schubert e Beethoven con un saggio inedito di Richard Wagner, è interessante vedere anche tutto il suo interesse rispetto al mondo dell'arte, della musica. Lui nasce sotto il genere della musica e amava tantissimo Wagner, disconosceva poi l'interpretazione che si è fatta poi di Wagner come appunto il compositore amico dei nazisti, questo lui conosceva, e amava moltissimo già la musica classica, tant'è che dedicò opere, amava l'arte e amava assoluto sul campo dell'estetica. Scrive un volume sull'estetica che ho già tradotto assieme a Essenza dell'amore, un altro grande e importante volume, sempre che ho tradotto per un piano. Dopo la fuga da Vienna, perché è stato costretto a fuggire da Vienna, Gretchen trascorrono 2 settimane a casa di questo suo allievo, Baldwin Schwarz a Friburgo, in Svizzera. E qui è interessante, vedete il passaporto. Nel passaporto il nonno, che si chiama di Hildebrand, aveva trascurato di riportare la scritto von, pertanto compariva il nome di Dietrich von Hildebrand. Questo è un altro aneddoto menzionato nel testo, appunto, in cui Hildebrand fa memoria di questo suo motto nell'attraversare l'Europa, Deus provvidet,
proprio perché anche qui attraverso questi scamotaggi quando furono fermati dalle SS usando la vita lui e anche figlio Franzi, perché però appunto non era il fonibra ricercato, non era soltanto libera, quindi per dirvi quante modalità provvidenziali lo portavano poi a essere salvo. E qui per qui una cosa molto interessante, questo testo Edmond Michelet, che è questo personaggio che in Francia salvò tantissime persone e lo aiutò a ottenere i visti necessari per poi scappare. C'è un testo che meriterebbe di essere proprio ripreso e tradotto, scritto dal figlio, si chiama Edmond Michelet Montpellier, che appunto andrebbe ripreso perché l'operato di questa persona credo sia in corso anche una causa di rispetto all'operato di questo signore, che grazie al quale riesce poi a mettersi proprio finalmente in salvo nel suo mondo. Giusto in mano alla produzione qui trovate alcuni volumi, perché c'era una produzione già richiamata da questo volume di prima. Richiamo anche l'Arte di vivere, un altro testo che ho tradotto, di una riflessione che mi propone sulle virtù. Quindi ogni capitoletto di questo libro è scritto in modo molto indicativo e dico per voce piana ripercorre proprio le virtù fulmine, insomma, del cuore. La bellezza e l'utilità della rivoluzione è un altro volume molto interessante, sempre sull'estetica, l'umiltà è stato adesso prodotto. In italiano trovate anche Il cavallo di Troia nella città di Dio, anche una riflessione abbastanza forte su alcuni temi più di attualità per l'epoca. Quindi se non sono moglie qui invece lo vedete con questa è Alice, per appunto la sua moglie di Gretchen, una volta arrivato il trucino morirà, lui si sposerà con Alice von Hildebrand, che è per appunto l'autrice di questa lettera più lunga mai scritta, e qui la trovate con Giovanni Paolo II e il Papa Benedetto XVI. Muore nel 1977. Bene, passo la parola al professor Rocco Puntiglione, che abbiamo già presentato prima, quindi senza tema. Grazie per avermi fatto l'occasione di questo incontro con voi, con la Fondazione Campostini. Raro esempio in Italia di una congregazione religiosa la quale si occupa attivamente della cultura e devo dire con livelli che io non immaginavo così sensati, così profondi. Così adeguati alle domande del nostro. Grazie ai Zagrini, consentitemi di iniziare ricordando, io non sono stato, non ho conosciuto di Ricorrente, però sono stato per molti anni amico di sua moglie, Alice Jourdain, Jourdain di ragazzo. Una personalità molto interessante, una grande filosofa, anche a parte del fatto di essere la moglie di Ricorrente. È venuta meno poco più di un anno fa, il 14 gennaio del 2023, è veramente una, è per molto tempo illuminato la vita di molti con il suo insegnamento e con la sua amicizia. Proviamo per prima cosa a collocare Dietrich von Hildebrand dentro la storia della filosofia, capire chi è. Partiamo da lontano, ma arriveremo presto su von Hildebrand. Von Hildebrand è un allievo di Edmund Husserl. Cosa ha fatto Husserl? Qual è la grande scoperta di Husserl? Tutta la filosofia moderna, voi lo sapete, inizia con Cartesio. Con Cartesio inizia la filosofia moderna, ma con Cartesio inizia anche la scienza moderna. Con Cartesio, con Galileo e con Fermat. Cosa ha fatto Cartesio? Cartesio è il fondatore della geometria analitica. La geometria analitica poi sarà la base della meccanica razionale e un po' la base di tutte le scienze naturali moderne. Il mondo di Cartesio è un mondo di materia in movimento nel tempo e nello spazio. Il mondo della fisica e della scienza precedente Cartesio era un mondo in cui le cose, ogni cosa, aveva una sua partecipazione alla verità, al bene, al bello. Aveva un'anima, aveva una forma, nel senso di una capacità propria di orientarsi verso il vero, il bene. Lo dice
padre Dante, nella Divina Commedia, quando dice le cose tutte quante hanno ordine fra loro e questa è forma che l'universo Dio fa assimilante. Qui vedo invece l'alte creatura norma dell'eterno fattore, il quale è fine, a quale è fatta la toccata norma. Tutto si muove e ognuno si muove verso il suo fine, che dipende dalla sua partecipazione alla verità, alla bellezza del mondo. Tutto questo non c'è nella fisica moderna. Nella fisica moderna la forma non è quella di Aristotele, la forma è quello che noi normalmente indichiamo con la parola forma, cioè un'immagine, un'area dello spazio definita da una linea continua. Il mondo è fatto di oggetti puri nel senso che non hanno un'anima, in movimento nello spazio. Cerchiamo di comprendere tutta la realtà sulla base di questo principio, di alcuni pochi principi, di cui questo è quello fondamentale. La conoscenza è conoscenza di materia in movimento nel tempo e nello spazio. Tutta la scienza successiva cosa ha fatto? Ha tentato di costruire sulla base della fisica. La chimica è costruita sulla base della fisica, la biologia è costruita sulla base della chimica, la psicologia è costruita sulla base della biologia e alla fine una ipotetica scienza della felicità, del bene, la scienza della politica, doveva essere il punto d'arrivo di tutto questo. Questo progetto trova il suo culmine proprio a Vienna, in un'area vicina a Forlì, con il ciclo di Vienna. Cerchiamo di capire tutto il mondo come materia in movimento. Cosa ha fatto Husserl? Husserl ci ha detto che noi abbiamo un contatto diretto con realtà che non sono quelle della scienza naturale. Potete voi mai capire vostra moglie basandovi sulla materia del suo corpo in movimento? Si può costruire un'immagine della propria moglie perfettamente uguale, collocandola nel tempo e nello spazio. Dopodiché, cosa avete capito di vostra moglie? Poco più di niente, o forse poco meno di niente. Ci sono delle realtà con le quali noi entriamo in un rapporto cognitivo diretto che non sono materia in movimento nello spazio. Cose tipo la realtà, la fedeltà, l'amore, tipo l'orgoglio, la concupiscenza, tutto quello che definisce il mondo umano. Aristotele ha quattro categorie di autorità. La casualità formale, la casualità finale, la casualità materiale, la casualità efficiente. La scienza moderna le conosce solo due, casualità efficiente e casualità materiale. La casualità finale formale, per la scienza moderna non esistono. Ma nella vita esistono, si capiscono le persone, io cerco di capire mia moglie, nella misura in cui ci riesco, non è molto grande, cercando di capire cosa vuole, quindi una finalità, provato il principio di finalità, e qual è il suo carattere, la forma della sua persona. Come penso ognuno di voi fa con le proprie moglie, i propri figli e così via. Questo ci permette di entrare in contatto con il mondo umano, un'area enorme della realtà che era esclusa dalla conoscenza rigorosa, diventa oggetto di conoscenza rigorosa. Husserl fa rientrare la realtà dentro il campo della filosofia. Husserl, prima di Husserl c'era Pascal, Pascal aveva capito tutto molto prima, però Husserl riprende questo tema pascaliano. Esiste una possibilità di conoscere il mondo umano, ma il mondo umano, a differenza del mondo delle scienze naturali, non ha alcuni pochi principi che si lasciano organizzare in un sistema, ha tantissimi principi. Citavamo prima tante cose che sono oggetto di una conoscenza, la quale però è difficile da organizzare, proprio perché i principi di base sono tanti, le scienze naturali sono pochi, e con un sistema logico-deduttivo posso collegare fra di loro. Nella conoscenza del mondo i principi sono tanti. Se uno legge l'opera di von Hildebrand, vede che tante cose che sono fuori dell'ambito di conoscenza delle scienze naturali e del positivismo, che accompagna la pretesa delle scienze naturali di essere l'unica forma di conoscenza, in von Hildebrand sono concetti di conoscenza. Quindi è il recupero del contatto cognitivo diretto con la realtà, che è stato escluso nelle scienze naturali. Introdurre considerazioni sulla finalità e la forma e, dice un grande epistemologo francese, Gaston Bachelard, l'errore epistemologico fondamentale.
fondamentale, l'ostacolo epistemologico fondamentale. In effetti, introducendo quelle categorie, produco un disordine enorme nel tentativo di conoscere il mondo di puri oggetti. Ma il mondo non è fatto solo di puri oggetti, è fatto anche di soggetti. E per capire il mondo dei soggetti ho bisogno esattamente di finalità e di forma. La fenomenologia consente di riconoscere il valore conoscitivo della forma e della finalità, ovviamente. Fin qui Husserl. Poi Husserl ha quella che viene chiamata la svolta trascendentale. Quando io vedo in astratto questi principi, la lealtà, la gratitudine, qualunque cosa voi volete, conosco una realtà o conosco soltanto un principio che mi serve per farmi un'immagine del mondo. Io costituisco il mondo dentro di me, costruisco un mio mondo interiore utilizzando questi principi per organizzare una realtà che rimane esterna a me, che io non conosco realmente. La realtà rimane fuori. Von Hildebrand, con la fenomenologia realista, dirà no, non è soltanto la costruzione di modelli. Questi modelli mi danno una... possono essere verificati dal contatto conoscitivo con la realtà. E quindi io posso formulare ipotesi, per esempio, sulla forma di mia moglie, la forma come principio interiore di attività e di carattere, posso formulare ipotesi che però posso verificare nel rapporto con la realtà. E quindi la intenzionalità fenomenologica, se posso usare questa espressione un po' tecnica, trascende l'immagine che mi faccio, tocca la realtà delle persone, la realtà del mondo in generale. Questo è il punto su cui Von Hildebrand e i suoi amici Reinach, ricordiamo Suor Benedetta della Croce, Santa Benedetta della Croce e di von Stein, si distacca da Husserl, ci dà una fenomenologia realista che ci permette di pensare il mondo, quello che poi Husserl chiamerà il mondo della vita, perché poi Husserl ha la sua evoluzione e molti anni dopo riconoscerà almeno in parte in modo più o meno complicato che sì, c'era qualcosa di vero nella tesi di von Hildebrand. Von Hildebrand inizia proprio costruendo la morale, l'etica, sulla base dei principi di una fenomenologia che parte dall'esperienza dell'uomo, che è realista, la quale pensa di arrivare a toccare l'esperienza, la realtà dell'uomo. Il mondo, invece di essere un indifferenziato di materia che si muove nello spazio, diventa di nuovo pieno di forme. Permettetemi qui di fare un collegamento con l'attualità. Prendete l'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, cosa ci dice? Che gli uomini hanno pensato che il mondo della natura fosse pura materia che loro potevano dominare in modo arbitrario. E invece no, le cose hanno una loro densità, una loro forma, non solo le persone, anche le cose hanno una loro forma. La scienza naturale ci dà una visione sul mondo delle cose, ma ci sono altre visioni. Per esempio, io posso guardare una valle dal punto di vista della geologia, ma posso guardarla anche dal punto di vista estetico. E allora la valle diventa ciò che mi comunica un'esperienza di bellezza, ma anche mi appare come un segno. Interpreto la realtà come carica di significato. E questo significato non è qualcosa che io costruisco arbitrariamente, è qualcosa che io, sia pure per osservazioni successive, metto alla prova della vita e inizia un dialogo tra me e la realtà. Cosa ha fatto l'uomo moderno? L'uomo moderno, trattando la realtà soltanto come materia di movimento, l'ha distrutta, rischia di distruggerla, di distruggere il mondo naturale e di distruggere il mondo umano. Questo molto sommariamente per collocare la scoperta filosofica di von Hildebrand, quello che ha appassionato lui alla fenomenologia e i suoi allievi alla sua filosofia. Un passo avanti. Questo serve a capire il mondo, serve a capire mia moglie, a me nel tentativo di capire mia moglie, nel tentativo infinito, reale, ma serve anche per capire la storia. Le cose, i movimenti storici hanno una loro forma. Prendete il nazionalsocialismo. Il nazionalsocialismo è un movimento fatto di tante cose,
che si agitano nel mondo tedesco e austriaco, che volete la guarda, i vescovi tedeschi li guardano e dicono ma sì, però è così, ma potrebbe anche essere diverso. Invece no, è un movimento che ha una sua forma, una sua teleologia interiore e all'interno di questo movimento c'è una logica inevitabile che lo porta in certe direzioni, lo porta a fare certe cose. E allora questo movimento è intrinsecamente cattivo, è sbagliato. Non illudetevi, dice Hildebrand ai vescovi tedeschi, ai vescovi austriaci, che questi cambino. Sì, possono cambiare perché si è aperta per tutti la via della conversione, ma non cambiano per, per una pacifica evoluzione. Il cambiamento può essere il risultato di una conversione, ma si converte la persona, non il movimento. Quando le persone si convertono fanno un'altra cosa, uno smette di essere nazista e diventa un'altra cosa. Ma non illudetevi che questi possano venire a patti con un'altra forma, la forma del cattolicesimo. Di qui la tesi, tra cattolicesimo e nazismo esiste una incompatibilità essenziale, sono due essenze, due forme che non possono, che sono inevitabilmente contrapposte l'una all'altra. Fermo restando, come ci ha detto, il tema della possibile conversione. Per la verità, i vescovi, partiamo adesso, partiamo dalla parte tedesca, parliamo del dopo il 1932, perché abbiamo poco tempo, non possiamo parlare di tutto. I vescovi austriaci, questo inizialmente lo capiscono e infatti condannano il nazionalsocialismo, cioè la rete pastorale dei vescovi. Lo capisce intanto il Vaticano. Più decimo primo, con il principio di Brandenburg-Sorge, condanna il nazionalsocialismo. Lo capiscono questi austriaci e condannano il nazionalsocialismo. Dicono che non è possibile appartenere contemporaneamente al movimento nazionalsocialista e alla Chiesa cattolica. Poi che succede? Succede che, e su questo von Hildebrand offre ai vescovi austriaci una base culturale, con il giornale ricordato per Christliche Stadtstaat, si potrebbe tradurre lo Stato sociale cristiano, o lo Stato corporativo cristiano, più o meno, però sono, però poi i nazisti trionfano, c'è l'assassinio di Dollfuss, il leader del cattolicesimo antinazista austriaco, antinazista e anticomunista austriaco, e allora all'inizio Mussolini appoggia Dollfuss e minaccia di invadere l'Austria se Hitler invaderà l'Austria nel 1934. Ma poi Mussolini cambia idea e insomma si arriva all'Anschluss, l'annessione. Al momento dell'annessione i vescovi tedeschi, i vescovi austriaci capitolano, fanno una lettera pastorale perché votate a favore dell'annessione. Un grande tradimento, del quale presto si pentiranno. Se voi andate, il leader di questa posizione del vescovato austriaco fu allora il cardinale Innitzer. Se andate a Vienna e visitate il palazzo arcivescovile di Vienna, voi troverete delle tele, i quadri bellissimi, la crocifissione di Gesù, per esempio, stracciati con colpi di pugnale. Perché? Perché poco dopo l'Anschluss, il cardinale Innitzer capisce che il nazionalsocialismo è incompatibile, il nazionalsocialismo glielo spiega come, dando l'assalto al palazzo arcivescovile di Vienna per impiccare il cardinale Innitzer, che riesce a salvarsi fortunosamente, e quelli entrati, furibondi, sfregiano i simboli della religione cattolica. Questo per salvare un po' la memoria del cardinale Innitzer, che altrimenti da quello che diceva, e lì si è ricordato solo la prima tappa, si è ricordato anche la seconda tappa, per cui ha riconosciuto il proprio errore e è stato costretto a riconoscere il proprio errore. Alcuni però non rimangono fedeli a questa posizione. Voglio ricordare qui il nome di un martire recentemente beatificato, Franz Jägerstätter. Jägerstätter è un contadino austriaco che si rifiuta di prestare servizio militare nella guerra di Hitler. Verrà decapitato. Sarebbe interessante, Lisa, fare una ricerca nella biblioteca di Jägerstätter,
io sono convinto che ci sono più generati di Euclid per tale storia, perché è un contadino colto, allora che stiamo anche in un contadino. Forse anche oggi non lo so, ma allora sicuramente, almeno uno c'è, i movimenti storici hanno una forma, e questa forma può essere oggetto di una indagine fenomenologica, che è quella che fa von Hildebrand in questo attivista citato per Cristo in quest'anno. Come legge von Hildebrand non solo il nazionalsocialismo, ma anche l'essenza dell'anima tedesca? Paradossalmente, von Hildebrand è perfettamente d'accordo col suo grande avversario, Adolf Hitler. Von Hildebrand comincia a scrivere contro il nazionalsocialismo, credo nel 1919, pensate, proprio quando era ancora. Perché dico che sono d'accordo? Se leggete il libro di Hitler, Mein Kampf, la mia lotta, nelle prime pagine, cosa trovate? Trovate una lettura dell'anima tedesca, che è divisa fra due possibilità. Una è Deutschland für sich selbst, la Germania per se stessa, o anche un altro modo, Deutschland über alles, la Germania soprattutto. L'altra è la Germania, lo spirito tedesco, in dialogo con lo spirito latino e con lo spirito slavo. Il secondo principio per Hitler non è un principio veramente tedesco, è un principio austriaco e coincide con la monarchia degli Asburgo, perché c'è un po' un mito asburgico che in parte è stato vero e in parte invece no. Qui a Verona si tende a pensare che non è stato vero, perché la Verona, la dominazione austriaca non è ricordata molto bene. Ma la dominazione austriaca, che Verona non ricorda molto bene, nasce con la morte dello spirito austriaco, quando i tedeschi, gli stanchi austriaci, pretendono di essere das Herrenvolk, il popolo dominante, e di comprimere soprattutto a nome gli italiani, gli italiani, eccetera, eccetera. Ma prima lo spirito tedesco era stato, lo spirito austriaco era stato esattamente questo, l'apertura. C'è un distico latino del scritto dal re, un re d'Ungheria, Matteo Corvino, che dice: Ali Gerard Bella, tu felice Austria nuda, che gli altri facciano pure la guerra, tu Austria felice sposati. Cosa vuol dire questo distico? Ha avuto molti significati. Quello che vi sto spiegando adesso non è il significato originario, ma è quello che io pensavo sempre. Ma nel mito austriaco è venuto a significare l'idea di un impero in cui molte nazioni differenti, troppo deboli per difendersi da sole, per affermare da sole i propri diritti, convergono, si uniscono attorno alla persona dell'imperatore per mantenere la propria libertà. Il nemico allora era l'impero ottomano, contro l'impero ottomano, ungheresi, sloveni, slovacchi, croati, eccetera, i tedeschi anche, boemi, moravi, si uniscono per tutelare la propria libertà. In un matrimonio, il matrimonio delle nazioni fra di loro e con l'imperatore. Per questo Hitler, che nasce austriaco, è violentemente anche austriaco, contro il principio austriaco. Von Hildebrand fonda per Christi che sta dove sta, non solo per difendere il principio austriaco, ma per dire che questo è il vero principio autentico dello spirito tedesco. La vera Germania non è la Germania che si oppone a tutti, ma è la Germania nel dialogo, che capisce che lo spirito tedesco può vivere, può fiorire, solo nel dialogo con i latini e con gli slavi. E questo, in un certo senso, è come in parallelo con quello che von Hildebrand pensa dell'amore, della maturità, della femminilità. Io imparo chi sono nel dialogo con mia moglie. L'uomo impara chi è nel dialogo con la donna. Negli occhi della persona amata scopro la mia identità. Se non mi innamoro di nessuno, io rimango vuoto, povero. Non sono libero. La libertà vera è la capacità di legarsi nell'amore. Vale per le persone, vale anche per le nazioni.
Questa idea dello spirito tedesco naturalmente rimane perdente nello scontro di Roma. Chi l'aveva detta prima? Abbiamo ricordato il mito Sbulcio. L'aveva detta prima il Beato Carlo, l'ultimo imperatore, che voleva fare una grande riforma dell'impero esattamente secondo questi principi. Gli è andata male, era troppo tardi e non l'ha fatta. Però questi suoi principi sono riemersi dopo la Seconda Guerra Mondiale. E sono quelli, prima della Seconda Guerra Mondiale, c'era stato un movimento che si chiamava Panto Europa, dopo la Seconda, di cui avevano fatto parte De Gasperi, Schumann, Adenauer, Einstein, Freud, poi dopo, e così andavano in un altro modo, riemerge dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ed è lo spirito sul quale De Gasperi, Adenauer e Schumann fondano la Unione Europea. Noi, ogni nazione può vivere solo nel dialogo con l'altra nazione. D'altro canto, ogni nazione è un cammino verso la verità dell'uomo, che è unica, ma ci sono tanti sentieri che conducono a quella verità. E ogni popolo è un cammino verso la verità dell'uomo. Tutti i popoli della Terra, però alcuni popoli sono più vicini fra di loro, perché condividono una storia e condividono radici culturali comuni. L'Europa ha delle radici culturali, che sono il cristianesimo, non intero in senso confessionale, e non in un senso escludente. Vogliamo dire la cultura invece di cultura cristiana, cultura ebraico-cristiana? Va bene, io sono un po' ebraico. Vogliamo dire cultura ebraico-cristiana e greca e latina? Certo, la filosofia greca, il diritto romano fanno parte della nostra identità come europei. E poi, onestamente, sono stati fusi e trasformati dalla tradizione cristiana. Sono incontrati col cristianesimo e da questo incontro è nata l'Europa. Ci vogliamo mettere anche l'illuminismo, perché no? L'illuminismo è laicizzazione, secolarizzazione di valori cristiani. Senza valori cristiani non c'è illuminismo. E poi bisogna vedere bene quale illuminismo, perché sono diversi. Ma l'illuminismo a cui faceva riferimento Elisa prima parlando di Kant, quello va bene, perché è parte, una modalità di stare dentro questa radice cristiana. Senza radici non c'è Europa. Queste idee hanno avuto, sono diventate attuali, sono tornate attuali con De Gasperi, Adenauer, Schumann, la prima Unione Europea. Questa prima Unione Europea però nel 1974-75 era morta, i più vecchi se lo ricordano, tutti parlavano praticamente di eurosclerose in Germania, cioè la sclerosi dell'Europa, il momento prima del decesso. Rinasce con Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II il 2 giugno del 1979 va a Varsavia e dice: non si può leggere la storia del popolo polacco senza quella fondamentale unità di misura che è la presenza di Gesù Cristo in questa storia. Solo alla luce di questa presenza diventa una storia di speranza. Non lo dice solo dalla Polonia, lo dice di tutte le nazioni europee. Lancia un appello alle nazioni. Le nazioni che tutti pensavano fossero morte, invece si svegliano e abbiamo quella primavera dei popoli che va dal 1979 al 1989, il regime comunista resiste, nell'89 crolla e nasce una nuova Europa che fa grandi cose, nascono e poi viene sconfitta. Volevamo i valori cristiani della Costituzione, non li abbiamo avuto. Volevamo la Costituzione, non abbiamo avuto neanche questo. Avevamo avuto il Trattato di Lisbona, che era un trattato che non poteva funzionare e non ha funzionato. Oggi è all'ordine del giorno il riscrivere i trattati o forse il fare una Costituzione. Detto questo, il tema delle radici culturali dell'Europa, eredità latina, eredità germanica, eredità slava, che si incontrano nel cristianesimo, è un tema che è di nuovo all'ordine del giorno. Come possibilità per l'Europa di ritrovare se stesso. Succederà,
Giovanni Paolo II ha detto una volta che anche per vedere gli interessi di medio e lungo periodo bisogna alzare lo sguardo sul ciclo dei grandi valori. In tutti gli interessi dicono che abbiamo bisogno di fare l'Europa. Mario Draghi recentemente ha fatto un bellissimo discorso spiegando perché tutti gli interessi nostri ci spingono a dire che bisogna costruire l'Europa come soggetto politico. Ma basta questo se non si recupera una base culturale, un entusiasmo, un riconoscere l'altro come fratello, che è un avvenimento di grazia. Non c'è una unità politica senza un ultimo fondamento fisico. E qui io mi fermo perché siamo entrati nel tempo di oggi. Abbiamo grandi movimenti anti-europei, recupero nazionalista, adesso un po' meno dopo il fallimento del Brexit, un po' meno. Io ho detto a qualche amico, anche qualche amico che ha posizioni molto importanti nel governo, siamo europei, via dall'Europa, voi dovete dire, non via dall'Europa, dovete dire, noi vogliamo più Europa, ma è un'Europa migliore, dovete dire, questa Europa non ci piace perché è fatta male, vogliamo un'Europa migliore. Mi fermo. Il passato può gettare luce sul presente, ma non può sostituire l'iniziativa della gente che oggi deve assumere una responsabilità per il futuro. Grazie. Ringraziamo il professor Buttiglione per aver tracciato questo panorama secolare, diciamo, dalle origini della nostra cultura fino alle prossime elezioni europee in qualche modo, e di aver lanciato un appello affinché noi stessi prendiamo in mano la responsabilità di un'eredità e di una storia e di un futuro. Nel nostro piccolo questo incontro ha cercato di farlo, ma io vorrei sentire anche gli interventi, le questioni, le domande che emergono dal pubblico che abbiamo qui stasera. Possiamo raccoglierne due o tre, naturalmente possono essere fatte entrambi i relatori, io meglio e basta. Ne abbiamo due, una laggiù e una qua intanto. Prego. Prego, prego. Buonasera onorevole Chiari. Le volevo chiedere per quale riscontro c'è con Romano Guardini e Robert Retano sulla paragone della filosofia? C'è una comparazione? Poi secondo quesito. Come possiamo essere migliori in una società dove il telefonino ha creato un pensiero lineare? Io la ringrazio. Grazie. Vediamo anche questo intervento avanti. Sì. Allora, innanzitutto... Forse, aspetti, per la registrazione è meglio se parla io. Grazie. Sì, meglio. Allora, innanzitutto, professore, la vorrei ringraziare perché lei mi ricorda che è uno dei pochi politici non dipendenti dalla politica, ma prestati alla politica dalla filosofia. Oggi invece abbiamo dei politici dipendenti assolutamente dalla politica e basta, e questi lasciano il tempo che trovano. Sentendo le sue parole mi è venuto molto alla luce Dostoevskij. Dostoevskij, in un famoso libro, mi pare che fosse I demoni, diceva: se anche mi dimostrassero che la verità è fuori di Cristo e che Cristo è fuori della verità, io preferirei Cristo piuttosto che la verità. Ecco, lei non pensa che questo approccio di Dostoevskij dovrebbe essere un attimino la strada che indirizza ogni cristiano, che ogni cristiano crede che rispettando l'insegnamento di Cristo sia sufficiente. Invece, quello che bisogna tenere presente è che la verità deve essere la verità incarnata in Cristo. E questo, le dico questo, perché questo dovrebbe essere, come lei diceva, in Europa si è perso quel radicamento, doveva essere il cristianesimo, è stato levato il cristianesimo. Se ci fosse questo approccio, non pensa che i risultati sarebbero stati migliori se i politici avessero tenuto conto di questo?
E poi un'altra cosa, io penso che le sfide di questa civiltà ipertecnologica ci portano un attimino ad aprire gli occhi, ad avere uno sguardo epistemologico, e nel senso, per esempio, in scienze come la psicologia o scienze o altre scienze, è fondamentale la risposta epistemologica rispetto alle altre cose. E sul piano educativo, il fatto di tenere ancora distinti l'umanesimo dallo scientifico non dovrebbe essere un attimino rivisto, perché siamo di fronte a quei cosiddetti cigni neri, cioè a quei fattori imprevedibili che nascono, e noi in questo momento come educazione non siamo pronti, dovremmo essere educati all'imprevedibilità. No. Guardini appartiene esattamente allo stesso orizzonte di von Hildebrand. Non a caso condivide con von Hildebrand in qualche modo il rifiuto di pensare la sua posizione come teologia. La cattedra che Guardini aveva a Monaco e prima ancora a Berlino era Christliche Weltanschauung, concezione cristiana del mondo. Perché questo? Perché, come von Hildebrand, Berlino non ha molti rapporti diretti con von Hildebrand. In più, leggendo le sue opere con i più segni di Max Scheler, ma Max Scheler era il grande amico fenomenologo di von Hildebrand. E quindi il punto di partenza è l'esperienza dell'uomo. Considerare il cristianesimo come una grande ipotesi di senso proiettata sulla realtà, che serve per interpretare la realtà, per capire il mondo, il recupero del concetto di forma, non però nel modo aristotelico di una volta, accettando tutto la scienza moderna, non c'è nessun problema, rifuggendo anche dai tentativi di concordismo, la scienza non prova la religione, ma la religione non prova la scienza, ma la religione ci parla di un'altra cosa, cioè ci parla del senso della vita, ci parla del mondo umano. L'accesso a Dio passa attraverso il mondo umano, passa naturalmente attraverso il mondo della natura, ma attraverso il mondo della natura letto dal punto di vista della persona, così come la persona lo costituisce come carico di senso nella propria esperienza. In questo senso sì, Guardini è veramente la stessa lunghezza d'onda. Tra l'altro Guardini, ricordiamolo, è il grande punto di riferimento di Papa Francesco. Invece, Dostoevskij sta con Cristo o sta con la verità? È molto importante questo punto qui. Cosa vuol dire Dostoevskij? Dostoevskij vuol dire che io non potrò mai accettare una verità la quale mi condanna e non risponde al desiderio di benessere, di verità e di bene che è costitutivo di quello che io sono. E se uno tenta di impormi una verità così, io mi ribello. Cristo è l'idea di una verità che corrisponde al desiderio. E la bellezza, la verità e il bene si sono fatti carne e io li posso incontrare. Se tu mi spieghi una verità che non risponde alla mia domanda, quella verità non può mai soddisfarmi. Ognuno, quando parla, cerca di incontrare la domanda che è nel cuore di quello che gli sta davanti. Io all'inizio dico, ma queste persone che ho davanti io, nel cuore cosa hanno? Se io offro una risposta che non corrisponde a ciò che è nel cuore, che non aiuta a dare realtà al desiderio del cuore, questa risposta è inumana. Ora, cosa accade oggi? Accade che si tenta di dare alla domanda del cuore dell'uomo delle risposte fondate semplicemente sulla scienza moderna. E questo deforma la scienza moderna, perché le impone di dare risposte a domande per le quali non è preparata a dare risposte, come quando uno prende uno e lo tortura per fargli dire qualcosa, per far dire che lui ha visto o ha fatto qualcosa che lui non ha né visto né fatto. C'è questa tortura della scienza moderna, del pensiero scientista, oppure uno restringe il desiderio del cuore.
tipo liquidare con delle risposte limitate e parziali. Se mantieni l'ampiezza del desiderio del cuore, allora pensi che la ricerca della verità non può avere termine fin quando non incontra quell'ampiezza originaria. Quell'ampiezza originaria è l'avvenimento di Cristo. Quindi non è che lo Dostoevskij neghi la verità, dice che la verità non può non coincidere con Cristo. Se non coincidesse con Cristo, non sarebbe verità, non sarebbe verità umana, sarebbe verità parziale della singola scelta, cioè, ma non sarebbe la verità umana. Scusate che devo, con questo maledetto telefonino, non trovate più punti. Ecco, è di qui il tema della epistemologia. L'epistemologia più moderna è molto vicina a quello che noi diciamo. Se voi prendete Karl Popper, Logic of the Fortune, la logica della ricerca, cosa ci dice? Che la scienza non potrà mai rispondere alle domande fondamentali del cuore dell'uomo, anche perché la scienza non contiene la verità, contiene ipotesi interpretative che cambiano e si approfondiscono continuamente, che non pretendono di avere una verità assoluta. Attenti, non salutiamo la scienza, nel suo ambito sono comunque le risposte migliori che abbiamo. Quindi dire che la scienza non contiene verità assoluta non vuol dire che non dobbiamo fidarci delle verità della scienza. Il metodo che abbiamo per il momento è questo. Domani la scienza farà progresso, ci dirà ancora altre cose, ma intanto il meglio per orientarci è quello che ci dice la scienza. E tuttavia questo non può essere la risposta definitiva al desiderio del cuore. C'è un'altra dimensione. Lasciate che io ricordi qui un altro autore di Ginevra, che è tutto di Ginevra, che qui pensare, alla fine del suo trattato, il nostro filosofico, Wittgenstein dice, ecco, abbiamo spiegato che cosa è la scienza e tutto quello a cui come scienza possiamo dare risposte. Però tutte queste risposte non rispondono al desiderio del cuore dell'uomo. Delle cose più importanti in questo linguaggio non si può parlare. E lui dice, di ciò di cui non si può parlare bisogna tacere. Io mi permetto di suggerire, di queste cose bisogna parlare in un altro linguaggio, che non è il linguaggio della scienza. Quindi una epistemologia capace di riconoscere il limite della scienza moderna, questa invece è necessaria. Ecco perché parlavo di cigni neri, certo, dell'imprevedibilità, bisogna essere pronti anche all'imprevedibile, cosa che invece adesso. E cosa vuol dire essere pronti all'imprevedibile? All'inconoscibile. La scienza naturale è costruita come un modello di necessità, gli eventi scientifici sono necessari, almeno la scienza moderna che sarà così, quella contemporanea, no. Ma lasciamo la parte, non entreremo sulla fisica dei quanti. La cultura dominante, dalla filosofia di Spinoza in poi, ha tentato di costruire il mondo umano come un mondo di necessità. Il miracolo non è possibile. E invece no, il mondo umano è il luogo di una possibilità. Facciamo riferimento a Fonindola, ma permettetemi in italiano di fare riferimento alla grande tradizione italiana, quindi vi dico, la storia non è il luogo della necessità, la storia è il luogo dell'incontro tra la libertà dell'uomo e la libertà di Dio, quindi della possibilità. E sì, dobbiamo recuperare questa dimensione della possibilità, che è anche la dimensione della responsabilità. Non è che l'Europa andrà necessariamente da una parte o da un'altra, l'Europa andrà dove noi la potremo. Certe ideologie hanno una certa visione necessaria, ma queste ideologie possono essere combattute. Quindi avere il coraggio di affrontarle come a suo tempo von Hildebrand affrontò le ideologie del tempo suo. Ultima osservazione, umanesimo e scienza. Abbiamo detto la scienza non può rispondere a desideri ultimi dell'uomo. Tuttavia, attenzione ad una cosa, per rispondere ai desideri ultimi del cuore abbiamo bisogno della scienza. Ma di quale scienza? Esiste la scienza pura ed esistono le scienze pratiche. Cos'è una scienza pratica? Il modello della medicina. È uno scienziato un medico? Sa un po' di fisica, ma non è un medico. Sa un po' di biologia, ma non è un biologo. Sa un po' di fisica, ma non è un fisico. Cosa costituisce la medicina come scienza? L'uomo. L'uso di diversi saperi scientifici su una finalità umana, la salute dell'uomo.
la medicina è una scienza architettonica, pratica in quanto architettonica, e fa uso delle scienze pure per rispondere alle domande dell'uomo. Ma noi abbiamo bisogno allora di costruire una scienza architettonica che usi i saperi delle scienze in funzione del vero bene dell'uomo. La dottrina sociale della Chiesa ha tentato di costruire una scienza, quindi se leggete il centesimo canto, a un certo punto Papa Giovanni Paolo II dice la dottrina sociale cristiana è una teoria critica della società che usa i saperi delle scienze in funzione del vero bene dell'uomo. E cos'è il vero bene dell'uomo? Il vero bene dell'uomo non è la sommatoria dei desideri e dei pendicanti. Il vero bene dell'uomo suppone un uomo che è investito in qualche modo dall'amore di Cristo in modo tale che non può dire io senza includere in questo io altri. Non posso dire io non posso dire io senza includere nel mio io mia moglie, i miei figli, le mie sorelle, i miei amici, il mio quartiere, la mia città, la mia nazione, alla fine l'umanità, secondo un certo ordine. Un uomo per il quale il bene dell'altro è parte del mio proprio bene, tanto che non posso definire il mio bene se non includendo in questo bene dell'altro. Allora nasce il bene comune, e questo bene comune è il punto di riferimento che ci permette di utilizzare le scienze, il sapere delle scienze, in funzione della verità umana. Io sono stato ricordato, o il membro della Commissione per le Scienze Sociali, stiamo lavorando proprio adesso ad un programma insieme con la Columbia University di New York, con il patrocinio delle Nazioni Unite, sul tema scienza e l'economia al servizio della felicità umana. Perché capita che la scienza si sviluppi senza considerare la comunità umana e anche che l'economia si sviluppi senza considerare la comunità umana, per produrre sempre più denaro, ma uomini sempre più felici. Allora abbiamo da recuperare, da collegare il umanesimo e la scienza intorno a una giusta antropologia, una giusta visione. Come presente nella sua Chiesa. È per questo motivo che
oggi stancano da una parte sia i tradizionalisti radicali, sia dall'altra i progressisti, perché non riguardano al passato, gli altri al futuro, mentre la caratteristica e il bello dell'avvenimento cristiano è proprio che è un fatto presente. E questo, guardate che non è indifferente, perché anche la tanta discussione, no, che c'è stata sulle radici d'Europa è memore molto spesso di questo fatto presente, cioè non è che guardiamo solo le cattedrali di una volta o quello che verrà, ma come fatto presente quale elemento fondativo della cultura di oggi. E un ultimo elemento, molto curioso se leggete questo testo, lui afferma a un certo punto che le convenzioni degli atei di una volta, quindi 1943, gli atei di una volta, tutte le loro argomentazioni contro l'esistenza di Dio avevano la funzione di difendere la verità. Sorprendente, no? Però se si guarda oggi al misticismo imperante culturale europeo, che cosa siamo di fronte? Ha una contemporaneità che ha ucciso l'evidenza. E quindi aver tolto di mezzo l'evidenza, senza evidenza, quindi senza questo realismo, come possiamo parlare della verità? Quella domanda adesso. Questo Iesti. Pertanto, e qui chiudo solo per lasciare, dato che abbiamo l'onore di avere come moderatore il professor Bondi questa sera, che è curatore e produttore del volume Il Cuore, Hildebrand in questo testo, Il Cuore, è geniale perché è uno dei pochi filosofi contemporanei che accanto a intelletto, volontà e ragione, quali elementi delle categorie del conoscere, intelletto, volontà e ragione, come l'uomo funziona attraverso queste categorie, tutti i filosofi hanno sempre parlato a loro modo, intendendo in modo diverso, intelletto e volontà. Ebbene, lui ne posso parlare, che è il cuore. Ed è bellissimo questo testo perché è suddiviso in due parti. La prima parte guarda il cuore dell'uomo, poi dice: ma questo cuore, per essere veramente cuore, e fa riferimento al sacro cuore, cioè a quell'umanità compiuta che è Cristo. Io l'ho trovato dal punto di vista filosofico straordinario, come credo qua appunto lo spunto che lancio, che questa Europa si perderà se l'umanità innanzitutto non tornerà a quelle categorie del conoscere che hanno, cioè che non esulano, che non trascurano quello del cuore, perché se l'uomo viene meno a se stesso è chiaro che qualsiasi cosa è lecito, qualsiasi cosa è diritto, no? E via dicendo. Quindi questo è quello che intravedo e credo che appunto la genialità di Hildebrand sia proprio in questo, nel riconoscere la verità anche laddove chi la voleva negare, cioè negli altri, no? Cosa che oggi non potremmo più asserire. È anche illecito dire che un altro cioè difende la verità che non c'è Dio, cioè Dio è fuori dagli schemi completamente. Mi parevano tre suggerimenti, insomma, questo. Prego, c'è un intervento? No. Io ho visto una mano alzata. C'è qualcuno che vuole. No, infatti volevo solo dire che gli effetti l'ateo, in effetti non nega Dio, riduce Dio alla sua idea, il che è diverso. Cioè. Noi abbiamo fede e ragione come Cristo e verità, ok? Allora, l'ateo, la fede come alternativa non ha la ragione. Il suo nemico è l'ateismo, e l'ateismo infatti non nega Dio, ma riduce Dio a un'idea. Il che anche il nazismo diceva di avere delle idee cristologiche, però in effetti non incarnava la parola di Dio. E quello che ha detto anche il professor Buttiglione, che convengo, è che non bisogna solamente professare l'insegnamento di Dio e basta, bisogna avere fede, il verbo che si fa carne. Giusto, professore? Assolutamente. Bene, grazie, io vi ringrazio di cuore, visto che abbiamo chiamato il caso del cuore, veramente per essere stati qui, speriamo di averlo riempito un po' anche noi con questo incontro, e per chi volesse continuare a approfondire lì trovate diverse pubblicazioni e al prossimo incontro. Grazie, buona serata.